Cari ascoltatori, bentornati sul canale Vean Bounce. Io sono Emilio Valotti, pronto ad accogliervi con un nuovo episodio. Il testo di oggi è scritto dallo straordinario Marco Di Paolo, che ancora una volta ci sorprende con un'analisi bellissima sulla tecnologia e il dominio sulla natura. Ringrazio Marco per questo approfondimento magnifico a cui sono orgoglioso di prestare la mia voce. Come sempre lascio un bel mi piace, invito amici a unirsi a noi e per aiutarci abbonati qui sotto. Cari ascoltatori, grazie a tutti per essere qui e buon ascolto. Quest'oggi andremo ad analizzare il rapporto fra il progresso scientifico-tecnologico che permette il dominio dell'uomo sulla natura, le diverse forme di potere e se queste ultime possano o debbano interferire con la ricerca scientifica. Partiamo dal film Jurassic Park, diretto da Steven Spielberg nel 1993, dove il personaggio di John Hammond, un eccentrico miliardario, con l'aiuto di un'equipe di scienziati riesce a recuperare il DNA di alcuni dinosauri, in modo da poterli clonare. Hammond raduna poi tutti i dinosauri clonati su di una remota isola tropicale, conosciuta come Isla Nublar, per rinchiuderli poi in un'area ben recintata e sorvegliata. Il suo intento è quello di realizzare un parco divertimenti, dove i turisti hanno la possibilità di osservare gli animali estinti ormai da 60 milioni di anni e di vederli in carne ed ossa. Invita dunque sull'isola una coppia di paleontologi, Alan Grant e Dally Settler, interpretati rispettivamente da Sam Neill e Laura Dern, il Capitan Holdo in Star Wars Gli Ultimi Jedi. A fianco loro c'è un matematico esperto di teoria del caos, Ian Malcolm, interpretato dal grande Jeff Goldblum, il modo quindi da chiedere a loro un parere sul suo progetto. Benvenuti al Jurassic Park! Inizia così, con questa frase di benvenuto, una visita affascinante, che però si trasforma ben presto in un incubo. A causa di un sabotaggio, alcuni dinosauri riescono infatti a fuggire e la situazione, ormai fuori controllo, sembra confermare tutte le perplessità espresse da Malcolm in un dialogo con il signor Hammond. I nostri scienziati stanno facendo cose che nessuno ha mai fatto prima. Sì, sì, ma erano così preoccupati di poterlo fare che non hanno pensato se lo dovessero fare. I condor! I condor sono già al limite dell'estinzione. Se io decidessi di creare uno stormo di condor su quest'isola, lei non avrebbe niente no, da obiettare. No, calma. Qui non si tratta di una specie cancellata dalla deforestazione o dalla costruzione di una diga. I dinosauri hanno avuto il loro ciclo e la natura li ha selezionati per l'estinzione. Secondo la psicologia di Hammond, lo scopo principale della ricerca scientifica è quello di fornire all'essere umano un crescente e sempre maggior potere sulla natura. Nei primi anni del XVII secolo, questo tema divenne centrale nella riflessione del filosofo inglese Francesco Bacone. Nella sua opera intitolata Nuovo organo, egli ci descrive quelli che secondo lui sono gli obiettivi della ricerca scientifica, ovvero essa deve condurre a conoscenze utili unicamente a soddisfare le necessità e le comodità dell'essere umano. Per questo suo pensiero, Bacone è stato considerato un precursore degli ideali della rivoluzione industriale, che avrebbe preso avvio proprio in Inghilterra, un secolo e mezzo dopo la sua morte, avvenuta nel lontano 1626. Tale processo di evoluzione economica e di industrializzazione della società poneva le basi proprio su una stretta relazione tra scienza e tecnologia. Mentre alla scienza spettava la comprensione teorica dei fenomeni naturali, la tecnologia traduceva quella comprensione in strumenti e in macchinari adatti poi alla produzione industriale, quella su larga scala. La riflessione di Bacone, quindi, preannuncia sì gli aspetti positivi di quello che è poi lo sviluppo tecnologico, ma anche i suoi lati negativi e quelli inquietanti. È stato ad esempio notato come Bacone, che ha ricoperto importanti incarichi politici, interpreta la ricerca scientifica come un vero e proprio interrogatorio a cui sottoporre poi la natura per indurre a svelare i suoi segreti più reconditi. Bacone infatti ben conosceva quelle che erano le procedure più che brutali utilizzate nei tribunali della sua epoca per ottenere confessioni e per questo non esitava ad invitare lo scienziato a torturare la natura per estorcere la verità.
proprio ciò a cui in Jurassic Park Malcolm cerca di opporsi. Non capisco questa mentalità retrograda, specialmente da parte di uno scienziato. Insomma, come si fa a trovarsi illuminati da una scoperta e non agire? Che cosa c'è di grandioso nella scoperta? È una penetrazione attiva che ferisce ciò che esplora. Quello che lei chiama scoperta è uno stupro del mondo della natura. Il concetto criticato da Malcolm è dunque quello della scienza che violenta la natura prima per estorcerle i suoi segreti, poi per domarla, trasformarla e sfruttarla quindi a proprio piacimento. Bacone forse non avrebbe condiviso le perplessità di Malcolm. Per lui, come per Hammond, la ricerca scientifica è in sé legittima, anche se non pone alcun limite etico alle sue applicazioni pratiche, avendo come obiettivo finale quello di apportare un miglioramento alle condizioni materiali ed economiche dell'intera umanità. La mancanza di umiltà di fronte alla natura che si dimostra qui mi sconvolge. Sì, lei non vede il pericolo che è insito in quello che fa. La potenza genetica è la forza più dirompente che esiste e lei se ne serve come un bambino che gioca con la pistola del padre. Anche Galileo Galilei fu sensibile al rapporto fra ricerca scientifica e potere, in particolare quello religioso della Chiesa romana. Egli affermava che la fede religiosa deve insegnare come si va in cielo, ovvero come ci si deve comportare per andare in paradiso, mentre la ricerca scientifica spetta il compito di spiegare come va il cielo, quindi comprendere i principi che governano l'intero cosmo. Ai giorni nostri la Chiesa rivendica l'esigenza di porre limiti allo sviluppo incontrollato della scienza. E riguardo al tema della clonazione, centrale in Jurassic Park, essa si dimostra estremamente cauta. Tale cautela si estende sia alla tecnica in sé, per la sua possibile applicazione sugli esseri umani, sia alla ricerca in ambito genetico, portata avanti da scienziati che giocano, con forze della natura più grandi di loro, pretendendo di rimpiazzarsi all'opera creatrice di Dio. Dio crea i dinosauri, Dio distrugge i dinosauri. Dio crea l'uomo, l'uomo distrugge Dio, l'uomo crea i dinosauri. Anche il paleontologo Alan Grant esprime le sue perplessità sulla clonazione dei dinosauri. I dinosauri e l'uomo, due specie separate da 65 milioni di anni di evoluzione, vengono a trovarsi gettati nella mischia insieme. Come potremmo mai avere la benché minima idea di che cosa possiamo aspettarci? Nella letteratura, in particolare in quella romantica, sviluppatasi tra fine del XVIII secolo e l'inizio del XIX in diversi paesi europei, ritroviamo spesso il tema dell'uomo che gioca a fare Dio. In particolare il romanzo Frankenstein di Mary Shelley, pubblicato nel 1818, fu scritto nel pieno della rivoluzione industriale, quando i successi della scienza e della tecnica si mescolavano all'inquietudine per le sue possibili conseguenze. La figura del dottor Victor Frankenstein, prototipo dello scienziato pazzo, affonda le proprie radici nell'antichità classica, come anticipato nel sottotitolo originale del libro Il moderno Prometeo. L'autrice del romanzo, infatti, studiò la Metamorfosi di Ovidio, dove è narrato il mito, ripreso dall'antica Grecia, di Prometeo, il titano ribelle che aveva creato l'uomo impastando l'argilla e datogli la vita grazie al fuoco. Il paragone tra Prometeo e Frankenstein, che ricordiamo non è la creatura, ma è lo scienziato e il dottore, questo paragone è evidente. Entrambi assumono il ruolo di creatori di esseri viventi. Il romanzo inoltre si concentra molto sulle ossessioni e sulle paure che tormentano l'umanità sin dalla notte dei tempi, in particolare il timore della morte e l'ambizione umana di poterla sconfiggere. Lo stesso Palpatine in Star Wars ha sempre cercato di ingannare quelle leggi naturali del ciclo della vita, di ingannare la morte attraverso il potere del lato oscuro della forza. Il lato oscuro della forza è la via per acquistare molte capacità, da alcune ritenute ingiustamente non naturali. Secondo voi, quando è il caso di concentrarsi sugli effetti positivi della ricerca scientifica che migliora il tenore e la qualità della vita umana? E quando invece è meglio guardare i possibili effetti negativi
e tutti quelli irreversibili che crea l'impatto dell'uomo sulla natura? Rispondeteci nei commenti. Ringrazio di nuovo Marco Di Paolo per aver affrontato una nuova tematica della fantascienza. Mi raccomando, lascia un mi piace, condividi il video, abbonati qui sotto e invita nuovi amici a unirsi a noi. Io come sempre sono Emilio Valotti, lieto di aver prestato voce anche oggi a questo testo magistrale. Questo come sempre è il canale Vean Bounce, ti aspetto al prossimo video.